Ciao a tutti amici Tecnoandroid, sono Gianluca, oggi recensione di lusso perché parliamo di Samsung Galaxy S8, smartphone top di gamma presentato dalla casa sudcoreana il 29 marzo scorso in un evento in pompa magna tenutosi a New York. Abbiamo seguito in contemporanea con l'evento di New York, un altro evento sempre di Samsung, Samsung Mobile Italia, che era presente a Milano. Abbiamo ottenuto Samsung Galaxy S8 Plus, dopo averlo recensito, dopo aver fatto l'unboxing e così via. Tra l'altro troverete il tutto sul nostro canale YouTube, nonché sul nostro sito internet tecnoandroid.it. abbiamo ricevuto a circa una settimana prima della commercializzazione ufficiale in Italia, che è avvenuta il 26 aprile scorso, anche Samsung Galaxy S8. Troverete il nostro unboxing sempre sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Ma intanto gustiamoci questa video recensione per uno smartphone che è veramente veramente interessante dal punto di vista dell'innovazione, bellissimo dal punto di vista del design, però c'è sempre qualche piccola pecca. 1, 2, 3 difetti che andremo a vedere insieme nella nostra video recensione. Parliamo in apertura del prezzo di questo prodotto, forse leggermente alto se si va a considerare il prezzo di listino, e subito dopo andiamo a parlare delle caratteristiche specifiche tecniche di questo dispositivo in linea generale. Allora, il prezzo di listino è di 829 euro, un prezzo forse leggermente un po' alto, almeno personalmente, però dato il grado di innovazione sicuramente ci sta. Se volete spendere un po' meno, negli store online è possibile trovarlo intorno ai 720-730 euro. Io vi segnalo l'offerta presente sul nostro sito tecnoandroid.it, che propone il dispositivo a 699 euro. Per trovare il nostro store basta andare su shop, scrivere su Google shop tecnoandroid.it e lo troverete immediatamente. Purtroppo, come stavo dicendo, sono pochi i dispositivi ancora a disposizione, sono andati a ruba, spero per voi che riusciate a trovarlo. In alternativa, online è ancora presente a 730-740 euro, potete attendere che il nostro store, il nostro magazzino venga riassortito. Allora, andiamo pian piano a scoprire questo terminale. Differentemente dagli altri video, non facciamo l'unboxing in questa video recensione perché è già presente sul nostro canale YouTube. Andiamo invece ad osservare più nello specifico uno dei dispositivi che a mio parere potrebbe veramente battere ogni altro concorrente. Non sono filo simpatizzante Samsung, chi mi conosce sa bene che i miei gusti sono orientati, anzi erano orientati, verso Sony, visto e considerato il declino degli ultimi anni, ma Samsung, almeno con questo Samsung Galaxy S8, ha saputo stupire tutti. Sinceramente io non riesco a comprendere le critiche che piovono un po' da tutte parti per quello o quel difetto. Bisogna anche poi vedere i restanti competitors come si pongono sul mercato. Io credo che sia più diventata una moda criticare Samsung più che Samsung abbia dei veri e propri problemi. Una moda nata con il caos di Samsung Galaxy Note 7. Io tra l'altro apprezzo anche la scelta della società che, a differenza di altre, ha preferito comunicare ai propri utenti il problema piuttosto che dare la colpa agli stessi. Quindi andiamo a vedere quali sono tutti i pregi e i difetti di questo smartphone. Vi anticipo che i pregi sono tantissimi, i difetti sono pochi e tra questi sicuramente il prezzo. Quindi andiamo a vedere nello specifico, punto per punto, ogni settore di questo dispositivo. Iniziamo dal display.
Il display è un Infinity Display Edge, quindi bordato ai lati, Super AMOLED Quad HD, quindi badiamo bene che per Quad HD non si intende 4K ma 2K, quindi due volte la risoluzione del Full HD, da 5,8 pollici, con una risoluzione quindi di 2960x1440 pixel e una densità altissima, stratosferica, di 570 ppi. Forse una delle risoluzioni più alte della storia, anzi sicuramente una delle risoluzioni più alte nella storia degli smartphone. Il tutto protetto da un pannello Corning Gorilla Glass di quinta generazione, uno dei primissimi device a montare, che devo dire è molto resistente anche nelle giornate quotidiane, dove lo smartphone si può trovare con chiavi o qualsiasi altra cosa, non ho riscontrato problemi. Certo, non l'ho fatto mai cadere per terra, anche perché sostanzialmente con un display così, con un pannello così, poi con il bordo edge e tutto, non credo possa resistere più di tanto agli urti, nonostante la quinta generazione del Corning Gorilla Glass. Interessante per quanto riguarda il display la possibilità, dal punto di vista software introdotta da Samsung, già su Samsung Galaxy S7, di ridurre la risoluzione del dispositivo, anche perché poi effettivamente, diciamocelo chiaramente, 570 ppi sono una risoluzione immensa che il nostro occhio non è capace di effettivamente notare la differenza tra un 2K, un 4K e un Full HD, a meno su uno smartphone di queste dimensioni così piccolo. Dunque di conseguenza è esagerato, molto utile per la realtà virtuale, la realtà aumentata, ma veramente di scarsa utilità per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano. Quindi abbassare la risoluzione fino al Full HD è una scelta ottima, che permette di proteggere tra virgolette la batteria del dispositivo, che vedremo in seguito è un'altra piccola pecca. Non siamo riusciti ad arrivare a fine giornata utilizzando lo schermo in 2K, utilizzandolo in Full HD così. Poi andiamo un attimo nel menu, mettiamo la rotazione automatica, andiamo a provare prima il video in Full HD. Vediamo che la problematica principale è che ai lati non vengono prese le bande. Questo applicativo non è supportato, dunque di conseguenza non può essere esteso a 18 nodi, però altri applicativi lo sono, tipo YouTube, ed è possibile. Viene un po' schiacciata l'immagine naturalmente ai lati, però non riscontriamo problemi. Sentiamo l'audio. Quindi audio decente, nulla di che. Andiamo a vedere il 4K, però prima impostiamo dalle impostazioni lo schermo in 2K. Andiamo a riprodurre in 4K a questo punto. Visivamente la situazione non è che cambi tantissimo, però con il visore a realtà aumentata le cose cambiano e considerevolmente. Andiamo a vedere come si vedono le fotografie. Vediamo. Facciamo un piccolo zoom anche per poter usufruire al massimo di questo display Infinity di Samsung. Veramente un display meraviglioso. Nonostante queste piccole problematiche che poi abbiamo riscontrato nell'utilizzo. Ma andiamo subito a vedere un po' come se la cava questo dispositivo dal punto di vista delle prestazioni. Troviamo una CPU che è proprietaria Samsung, una octa-core Exynos 8895 da 2 GHz.
veramente mai vista una CPU di queste performance per quanto riguarda un dispositivo di questo tipo, quindi stiamo parlando di smartphone o tablet. È sicuramente da dire però che effettivamente questo Samsung Galaxy S8 non può essere definito un vero e proprio smartphone, è un vero e proprio PC, un personal computer che con poi l'integrazione di Samsung DeX permette di diventare effettivamente un computer, un elaboratore di calcolo a tutti gli effetti, addirittura con un'interfaccia molto simile a quella Windows, dunque con la possibilità di lavorare in mobilità. L'importante è avere solamente un Samsung DeX, lo smartphone e un display, meglio se di nuova generazione. Per quanto riguarda il comparto RAM, sono 4 GB di memoria RAM integrata, non abbiamo riscontrato particolari problemi nell'utilizzo, il dispositivo è fluido, avanza anche abbastanza RAM, un giga e mezzo nei processi, nelle attività quotidiane. Qualche volta si è bloccato, stiamo parlando di 2-3 volte nel corso di 2 settimane, è anche normale che succeda, visto e considerato la media più o meno generale, che penso sia di gran lunga superiore. A livello fotografico invece questo dispositivo mi ha stupito tantissimo, nulla da dire, il sensore è qualcosa di strabiliante, stiamo comunque parlando di una camera da 12 megapixel posteriore con apertura focale 1.7, face detection autofocus, ottica OIS, LED flash e auto HDR. Ma la qualità dei colori, la risoluzione è sinceramente un qualcosa che non è facilmente riscontrabile con alcun altro tipo di dispositivo. La batteria è un po' il punto debole di questo dispositivo. Stiamo parlando di uno smartphone top di gamma, dunque con esigenze energetiche da top di gamma, ma troviamo una batteria medio di gamma, 3000 mAh, che visto il display in 2K, visto quindi anche la densità molto elevata, visto il processore comunque piuttosto energivoro, vista la RAM, visto quello e visto quell'altro, non è riuscita a soddisfarci. Certo, non ci ha deluso in una maniera eclatante, troverete tra l'altro il nostro test giornaliero sul nostro sito tecnoandroid.it, però non ci ha soddisfatto più di tanto. Con un utilizzo quotidiano e comunque riducendo il display da 2K quindi da Quad HD a Full HD, riusciamo ad arrivare a più o meno inizio serata, quindi svegliandoci alle 7, alle 8 di sera. Però badiamo bene che non bisogna utilizzare molto la rete LTE, la rete 3G e così via, perché in quel caso è ancora più energivoro. Abbiamo utilizzato per un 4-5 ore rete 3G e per le restanti sempre sotto wifi, un utilizzo quotidiano. Quindi vi lascio immaginare aumentare la risoluzione al 2K, quindi in Quad HD, e al tempo stesso utilizzare sempre una rete 3G o 4G attiva. Naturalmente in questo caso la batteria non dura nemmeno mezza giornata e non si può essere soddisfatti da questo punto di vista. La memoria a disposizione invece ci ha soddisfatti pienamente, perché sostanzialmente stiamo parlando di un dispositivo con 64 GB di memoria veloce installata al suo interno, espandibile tramite scheda micro SD fino a 256 GB, quindi abbiamo memoria a, tra virgolette, buttare, possiamo utilizzarla nel modo che più ci aggrada, anche con l'introduzione di Samsung DeX è una scelta interessante questo taglio di memoria, perché permetterà di utilizzare lo smartphone come un vero e proprio PC da lavoro. Per quanto riguarda la batteria, dobbiamo parlare dei tempi di ricarica di questo Samsung Galaxy S8. È presente il fast charging, ma personalmente mi ha deluso. Non so se ne sono stato influenzato dall'aver testato il mese scorso Samsung Galaxy A5 versione 2017, ma il dispositivo, sempre con 3000 mAh di batteria, riusciva a caricare da 0 a 100 in 1 ora e mezza, massimo 2 ore.
non riesco a capire perché su questo Samsung Galaxy S8, top di gamma rispetto al medio di gamma, la ricarica del dispositivo varia tra un'ora e mezza, due ore, anche qualcosa in più, quindi la trovo leggermente più lenta rispetto a Samsung Galaxy A5. Io credo sostanzialmente che la batteria un po' limitata da 3000 mAh unita a questa ricarica non proprio celere anche rispetto ad altri dispositivi, io faccio sempre riferimento quando si parla di batteria a dispositivi cinesi che secondo me hanno il miglior rapporto dal punto di vista dell'amperaggio della batteria, abbiamo visto anche dispositivi da 6000 mAh e al tempo stesso i tempi di ricarica che non superano mai e non sfiorano mai il tetto del un'ora e mezza. Per quanto riguarda invece il software a disposizione del dispositivo, ci troviamo di fronte alla solita, alla tradizionale interfaccia TouchWiz di Samsung, naturalmente leggermente rivista in occasione del lancio del suo nuovo top di gamma. È interessante, come sempre, questa interfaccia pulita, molto più pulita e priva di bloatware rispetto al passato, con alcune feature che sono delle vere e proprie chicche. Stiamo parlando dello swipe laterale sul Edge che ci permette di accedere a dei menu particolari come quello di chiamata veloce o la possibilità di aprire in maniera istantanea e veloce delle app, le nostre app preferite o quelle che utilizziamo più spesso. Però c'è una piccola pecca. Il display Edge è molto bello esteticamente, per carità, forse in questo caso però è un po' poco pratico, nel senso che sia quando si digita sulla tastiera, sia quando si prova ad aprire questo menu Edge apposito, si ha un po' di difficoltà perché il touchscreen in quella zona del dispositivo non prende alla perfezione. Nulla di particolarmente problematico, ma essendo questa funzione di cui sto parlando utile in momenti di immediata praticità, è logico che un display che non prende al massimo, un touch che non prende al massimo, non è certo un must have. Altre piccole chicche, alcune anche presenti su altri terminali, basti pensare alla riduzione della luce blu. Tra l'altro, da quando utilizzo questo filtro non riesco più ad apprezzare il display con tradizionale, quindi senza l'utilizzo di questo filtro, perché effettivamente stanca maggiormente l'occhio, almeno non credo di essere condizionato, però stanca maggiormente l'occhio e al tempo stesso anche i colori non mi piacciono più di tanto quando sono visti con il filtro luce blu attivata. Scusate, il filtro luce blu disattivato. Col filtro luce blu invece le cose, almeno sotto il mio punto di vista, una cosa piuttosto soggettiva, migliorano. Il sistema operativo installato è naturalmente il nuovissimo Android 7.0 Nougat, che quasi sicuramente riceverà l'aggiornamento ad Android 8.0, non si sa sinceramente quale sia il possibile nome, comunque 8.0 o forse Oreo. Andiamo a parlare di sensori. Per quanto riguarda i sensori, troviamo nella parte inferiore un USB Type-C di prima generazione 1.0. Parliamo di connettività essenzialmente Wi-Fi, c'è rete 3G, 4G, velocissima e la rete è davvero performante. Il Bluetooth disponibile è altamente innovativo, troviamo per la prima volta su un device, su uno smartphone, il Bluetooth 5.0. Sostanzialmente cosa comporta in termini di vantaggi? Un leggero minor consumo di batteria, ma soprattutto la possibilità di collegare fino a due dispositivi contemporaneamente. Con il Bluetooth 4 versione 4.2 era impossibile, adesso finalmente si potrà collegare due dispositivi contemporaneamente, basti pensare a due cuffie wireless come quelle che abbiamo recensito sul nostro sito della Dodo Cool recentemente. Quindi a questo punto l'unica problematica che si potrà avere nell'ascolto di un brano non sarà più di dover smezzare una cuffia con il nostro amico, ma sarà la problematica dello scegliere quale brano ascoltare, perché naturalmente è impossibile ascoltare due brani contemporaneamente. Sarà possibile sdoppiare, utilizzare due dispositivi Bluetooth per ascoltare la musica, ma non utilizzare due brani differenti.
Infine i colori disponibili sono il Midnight Black, che è la colorazione nera molto 007 che abbiamo testato su Samsung Galaxy A5 versione 2017, identica su questo Samsung Galaxy S8. Ancora abbiamo Orchid Grey, Arctic Silver, Coral Blue e Maple Gold. Naturalmente la nostra versione è la Orchid Grey. Voglio chiudere parlando di altri piccoli problemini di questo dispositivo. Sblocco con iride non perfetto, ma ci sta, è innovativo. Sblocca 8 volte su 10, più o meno ci siamo. Sensore di impronte digitali posteriore scomodissimo, veramente molto molto scomodo, perché è veramente impossibile sbloccare il dispositivo in questa maniera. Bisognerebbe prenderlo da più in alto, andare a cercare, poi spesso si becca la fotocamera, non si becca il sensore, non è facilmente individuabile all'interno, dietro nella cover posteriore, perché è piccolo, non è in rilievo e così via. È possibile sbloccare il dispositivo con un doppio tap, non sopra effettivamente al display, ma qui in basso, premendo due volte in basso dove è presente questo piccolissimo quadratino, sì, se vogliamo un quadratino, premendo due volte al di sopra del quadratino, ecco, si è riusciti a sbloccarlo, è possibile sbloccare questo dispositivo. Infine, ultima pecca, l'abbiamo già visto in precedenza, è la presenza di una sola cassa. Io non riesco a capire perché su un dispositivo top di gamma Samsung abbia deciso di eliminare le casse stereo, l'audio stereo. Una scelta assurda dal punto di vista della commercializzazione, probabilmente giustificata dal design sottile, dall'infinity display, quindi secondo me non c'era spazio effettivo per mettere due casse su questo dispositivo. Bene amici, siamo alla conclusione di questa video recensione, spero vi sia stata utile. Io personalmente consiglio tantissimo questo dispositivo a chi non vuole badare al prezzo, a chi vuole un alto grado di innovazione, vuole divertirsi e vuole avere il massimo. Secondo me questo dispositivo, LG G6 forse un po' meno, iPhone 7, OnePlus 3T e così via, sono tutti degli ottimi dispositivi, ma ognuno indirizzato a un target diverso. Quindi in definitiva, smartphone ultra consigliato a chi lo vuole utilizzare per gioco, forse un po' meno a chi lo vuole utilizzare in via lavorativa. A tutti coloro che lo vogliono comprare per questioni di lavoro, consiglio assolutamente di acquistare la versione S8 Plus, quindi la versione Plus. Per tutti gli altri questo Samsung Galaxy S8 è perfetto. Bene amici, per questa video recensione è tutto, alla prossima ed un saluto a tutti da Gianluca. Ciao!